Fino a che ora si tira? Sì, fino a domani sera. Per me cozze e cozze bitch. Con 2 euro si passa una serata. No, bettile de meir, non perché te provlavo e stiamo a posto. Sono le vacanze di quest'anno per noi, purtroppo ci dobbiamo adeguare, la crisi è crisi. Litorale di Cozze, frazione del comune di Mola di Bari, alle 21.30 non c'è un posto libero sulla terrazza in cemento a 2 passi dal mare e neanche sugli scogli, e la gente continua ad arrivare, sono soprattutto famiglie e anziani armati di tavolini, sedie, borse e frigo, trascorrono qui la serata. Quante borse termiche ci sono su questa spiaggia innanzitutto? Parecchie, parecchie, guarda, almeno questo è rimasto, almeno questo. Da mangiare. C'è anche chi ha piazzato le tende per rimanere sino all'indomani. Ci siamo sistemati perché, visto che noi avevamo fatto il Ferragosto, lo facciamo oggi. Su questo tratto di spiaggia libera i picnic notturni non sono una novità, ma quest'anno i frequentatori sono aumentati e arrivano da diverse zone del Barese. Da dove venite? Rutigliano. Insomma, sono le vacanze ai tempi della crisi, quelle in cui si risparmia su tutto, ma sul mare no. All'indomani molti sono andati via, qualcuno dorme sotto le tende, mentre un pescatore arriccia il polpo. Sulla spiaggia c'è il segno di una fornacella, una bottiglia e qualche cartaccia. La maggior parte dei rifiuti è stata messa nelle buste, lasciate vicino bidoni troppo piccoli per contenerle tutte.